Buonasera, compagni, sono Davide, compagno di Bologna e in questo mio breve contributo non posso non partire da una nota che non vuole essere solo polemica, ma è una considerazione che discende, a mio avviso, anche dalla discussione che stiamo avendo oggi, cioè su un punto centrale che è stato sollevato come anche in una delle relazioni come nostro problema, cioè il fatto che in questo momento non abbiamo da proporre al movimento operaio, al movimento giovanile, così duramente colpiti dalla crisi, appunto quella che è una prospettiva di alternativa. E questa decisione non può non discendere anche a seguito del risultato elettorale da una discussione che porta delle scelte. E questa discussione chiaramente doveva essere fatta all'interno di un percorso in cui si doveva scegliere, si poteva scegliere, come sempre è stato. Quindi percorso congressuale che doveva avvenire in questi tempi, perché quella crisi avanza e le alternative in campo non ci sono. Io nel mio breve contributo parto dalla considerazione che credo facesse Ugo Poghetta, che è centrale per quello che ci riguarda, cioè la distinzione tra grillini e elettori, cioè la distinzione tra il corpo di quel movimento, di quel partito, di quell'organizzazione e chi, soprattutto nelle fabbriche, io sono un lavoratore metalmeccanico, chi in quella realtà ha votato in maniera massiccia per il Movimento 5 Stelle. Tanto per dare un'idea di quale è stata e comunque veniva vista come, visto come consenso al Movimento 5 Stelle nelle fabbriche, citerò un episodio della campagna elettorale di Rivoluzione Civile, dove sono intervenuti il segretario della FIOM di Bologna, che non è una FIOM qualunque, e Gianni Rinaldini, coordinatore della sinistra CGL. E loro dicevano una cosa, dando anche importanza al linguaggio, che quello che stavano intercettando, ed era prima delle elezioni, stavano intercettando col Movimento 5 Stelle, non era antipolitica, non era anticasta. Ma era, loro usavano questo termine che trovo corretto, un sentimento antisistema. È questo che ci deve interessare, è questo che dobbiamo considerare positivo per quello che deve essere il nostro voto. Perché mentre, e qui è stato descritto in maniera limpida, mentre mi viene da dire che il Movimento 5 Stelle propone un capitalismo competente, il mondo va male perché ci sono gli incompetenti e questo è coerente anche col sostegno a Monti, ai tecnici. E questa è una visione però interclassista. Mentre il mondo, e questo è l'elemento che dobbiamo portare sempre di più con pazienza perché non fa parte chiaramente della cultura ufficiale, è diviso in classi. Sarà banale dirlo tra di noi, ma io mi chiedo quante volte lo facciamo, e non dico lo facciamo solo noi presenti in questa stanza, ma il corpo militante del nostro partito, che sebbene ridotto, ha ancora un'importanza, ancora una presenza nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università e nei movimenti.
e come questo ruolo, quando viene svolto, a volte si trova in contrasto con le scelte politiche che facciamo nelle altre sedi, bruciando quel lavoro e a volte demoralizzando e, va detto, rischiando di allontanare parte del nostro corpo militante, che è una ricchezza che in questo momento di crisi del capitalismo ha un valore enorme. Se noi, appunto, ci avviamo in un programma che non deve essere nuovo, anzi, deve essere preso un programma vecchissimo, se è vero come è vero che, per citare una data, il manifesto del Partito Comunista è stato scritto 165 anni fa, e ancora oggi è lo strumento migliore per leggere la realtà in cui viviamo. E quindi, appunto, è da questo punto di vista che dobbiamo sviluppare l'attività, il nostro dibattito e formarci avendo chiaro che il successo che ha avuto, che sta avendo il Movimento 5 Stelle, è basato su delle astuzie, su delle parole d'ordine che vanno a colpire le varie caste, compresa anche i sindacati che non hanno fatto nulla. Non colpisce solo i partiti, ma colpisce anche chi quei partiti li ha sostenuti, partendo dalla CGIL. E quindi, chiaro, anche loro in maniera furbesca fanno dei distinguo, non mettono nella casta la Fiore. Però questo partito, sono d'accordo e chiudo, che a differenza del dibattito che c'è in CGIL che è stata sconfitta anch'essa dalle elezioni, perché ha puntato tutto sul Partito Democratico. Però mentre in CGIL si dice sbagliando, che vogliamo vedere quei lavoratori che hanno votato prima adesso cosa pensano. Dove in CGIL molti partono del Movimento 5 Stelle, a volte anche definendolo semifascista. Noi appunto dobbiamo avere un distinguo, dobbiamo dimostrare anche nel dibattito del Movimento Sindacale che i problemi che può avere sollevato il Movimento 5 Stelle esistono solo soluzioni conflittuali. E che appunto il Movimento 5 Stelle si dimostrerà, come io credo, un movimento reazionario, perché non solo ha estromesso la divisione del mondo in classe, ma soprattutto ha cancellato il conflitto. E questa cosa qui è altamente negativa, perché comunque tutti i risultati che otterremo e che abbiamo ottenuto, anche a limite come risultati intermedi, come quelle riforme che citava, se non sbaglio, il compagno di Venezia, sono stati però all'interno di un percorso, di una prospettiva che dobbiamo portare avanti, che è la prospettiva del cambiamento rivoluzionario di questa società, cioè dell'abbattimento del capitalismo. E dobbiamo essere chiari su questo, perché magari non veniamo capiti adesso, ma lo sviluppo della crisi a breve ci farà capire, come stanno capendo in altre parti d'Europa e del mondo, che questa è la via necessaria e questo è il nostro ruolo. Però dobbiamo definirlo in maniera chiara e aver potuto decidere sul che fare ci avrebbe, io credo, aiutato, ci avrebbe portato in questa fase dell'intervento, delle mobilitazioni, in una posizione chiara e appunto senza cercare altre mie, come rischiamo che succeda ancora una volta, perché la questione appunto non è andare da soli, ma è andare con i lavoratori e con i giovani. Grazie.